Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, Papa Francesco, in latino, Franciscus Pagine, in spagnolo, Francisco, nato Jorge Mario Bergoglio. Dal 13 marzo 2013, il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, ottavo sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del Romano Pontefice. Qualunque cosa porti la giornata, Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Ieri, oggi e in eterno. Lo scrive in un tweet del suo nuovo profilo X, non più associato alla diocesi di Tyler. Il vescovo Joseph Edward Strickland, che sabato è stato destituito dal suo incarico dal Papa, a soli 65 anni. Il presole texano ha incassato in queste ore la solidarietà di tutto il mondo cattolico che non ha condiviso la decisione di Francesco. Artington Latima Society, associazione di fedeli affezionati alla forma straordinaria del rito romano, hanno anche organizzato un rosario di vicinanza a Strickland, previsto per sabato prossimo davanti all'Annunziatura Apostolica a Washington, D.C. La reazione di Strickland, che ama usare i social, ha continuato ad utilizzare il suo profilo che ha guadagnato moltissimi followers in queste ore condividendo passaggi tratti dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo 2. Il vescovo, appena saputa la notizia, non ha criticato il Papa ma si è augurato che i santi e la Beata Vergine Maria possano ispirarci sempre a ritornare a Cristo. Non importa come possiamo vagare nell'oscurità. Gesù è luce dalla luce. Un commento, invece, lo ha rilasciato a John Henry West End Life Site News.